leggiamo nel libro del profeta Ageo, uno dei profeti minori, Dio sia lodato. Il secondo anno del re Dario, il primo giorno del sesto mese, la parola del Signore fu rivolta per mezzo del profeta Ageo a Zerobabele, figlio di Sealtiel, governatore di Giuda. E a Giosuè, figlio di Iosadac, sommo sacerdote, in questi termini. Così parla il Signore degli eserciti. Questo popolo dice: Non è ancora venuto il tempo in cui si deve ricostruire la casa del Signore. Per questo la parola del Signore fu rivolta loro per mezzo del profeta Geo in questi termini. Vi sembra questo il momento di abitare nelle vostre case ben rivestite di legno mentre questo tempio è in rovina? Ora così parla il Signore degli eserciti. Riflettete bene sulla vostra condotta. Avete seminato molto e avete raccolto poco. Voi mangiate ma senza saziarvi. Bevete ma senza soddisfare la vostra sete. Vi vestite, ma non c'è chi si riscaldi. Chi guadagna un salario mette il suo salario in una borsa bucata. Così parla il Signore degli eserciti. Riflettete bene sulla vostra condotta. Salite nella regione montuosa, portate del legname e ricostruite la casa. Io me ne compiacerò. E sarò glorificato, dice il Signore. Voi vi aspettavate molto ed ecco c'è poco. Ciò che avete portato in casa io l'ho soffiato via. Perché, dice il Signore degli eserciti, a motivo della mia casa che è in rovina, mentre ognuno di voi si dà premura solo per la propria casa. Perciò il cielo sopra di voi è rimasto chiuso e non c'è stata rugiada, e la terra ha trattenuto il suo prodotto. Io ho chiamato la siccità sul paese, sui monti, sul grano, sul vino, sull'olio, su tutto ciò che il suolo produce, sugli uomini, sul bestiame e su tutto il lavoro delle mani. Allora Zorobabel, figlio di Sealtiel, e Josué, figlio di Josadak, il sommo sacerdote, e tutto il resto del popolo ascoltarono la voce del Signore, loro Dio, e le parole del profeta Ageo, che portavano il messaggio che il Signore, il loro Dio, gli aveva affidato. Il popolo ebbe timore del Signore. Ageo, inviato dal Signore, trasmise al popolo questo messaggio del Signore. Io sono con voi, dice il Signore. Il Signore risvegliò lo spirito di Zorobabel, figlio di Sealtiel, governatore di Giuda, e lo spirito di Giosuè, figlio di Yosadak, sommo sacerdote, e lo spirito di tutto il resto del popolo. Essi vennero e cominciarono a lavorare nella casa del Signore degli eserciti, loro Dio, il giorno 24 del sesto mese del secondo anno del re Dario. Preghiamo il Signore insieme. Gloria a te. Signore, noi ti ringraziamo con tutto il nostro cuore. Grazie per questa parola che ci metti dinanzi stasera e illuminaci per lo Spirito Tuo, per comprendere questa parola che Tu ci vuoi suggerire, o oh Signore, e sicuramente desideri che, che sia depositata nel nostro cuore che porti un frutto per la tua gloria, Signore. Parlaci, Signore. Noi ci affidiamo a te, perché sappiamo che tu conosci il bisogno di ciascuno di noi, il bisogno delle anime nostre. Vienici incontro, Signore, stasera, attraverso questa parola e rispondi alla nostra preghiera, al nostro desiderio. Noi ti ringraziamo dal profondo del cuore nel nome di Gesù che è benedetto in eterno. Amen. Amen. Gloria al Signore. E abbiamo letto altre volte anche in questo capitolo del profeta Geo. È uno dei profeti minori. In realtà è, è minore non perché non sia importante il messaggio, è minore soltanto perché... È uno scritto breve, si tratta soltanto di due capitoli, due capitoli, ma sono ricchi veramente di un messaggio meraviglioso perché sono due capitoli che riguardano la condizione del popolo dopo l'esilio e la ricostruzione del, del Tempio. In realtà il popolo di Dio torna dalla cattività, quindi dal, dall'esilio, dalla prigionia, lo scopo per cui rientrano in Giudea era quello di ricostruire il tempio che era stato distrutto, interamente distrutto, era questo lo scopo del loro rientro, il motivo per cui il Signore li aveva anche aiutati a rientrare, provvedendo ogni cosa, liberandoli anche dalla, dalla, dalla schiavitù e quando giunsero invece in Giudea pensarono che non fosse ancora il tempo di mettere mano a quest'opera, il tempo di ricostruire il Tempio di Dio, e pensarono bene, dico bene secondo il loro punto di vista, ma non approvato dal Signore, pensarono di eh, costruirsi le loro case prima, e ci sistemiamoci noi, e si costruirono tutte delle belle case. Quando noi leggiamo nella parola del Signore di case rivestite di legno e parliamo di case di lusso, quindi di case speciali, non tutti potevano permettersi un rivestimento nelle case e poi un rivestimento di legno particolare preso nelle contrade montuose. Ciò vuol dire che essi erano molto più attenti e preoccupati per le loro case, per la loro comodità, piuttosto che per la casa di Dio, per l'opera di Dio. Ora la ricostruzione del Tempio, sappiamo molto bene che eh, riguarda un Tempio di pietra, un Tempio materiale. Ma il Tempio è una figura del vero Tempio di Dio e il vero Tempio di Dio non è un Tempio fatto da mano d'uomo, ma il vero Tempio di Dio è il nostro cuore. Egli ha scelto di dimorare nel cuore dell'uomo. Egli non solo ha lasciato la gloria ed è venuto sulla terra, ma egli ha voluto fare qualcosa in più, non solo Dio con noi, ma la meraviglia della grazia di Dio è che Dio è in noi. E il testo, spiritualmente parlando, trasportandolo quindi come applicazione al nostro tempo, alla nostra vita, al tempo della Chiesa, la ricostruzione del Tempio riguarda proprio la ricostruzione del cuore, che è il Tempio di Dio. La prima cosa che deve riguardare l'uomo e che deve riguardare un credente, soprattutto un credente, è occuparsi della casa di Dio, poi la nostra casa, ma prima la casa di Dio, prima il tempio di Dio. E quindi la parola stasera ci richiama ad edificare la nostra vita come tempio dello Spirito Santo, curare il nostro cuore, curare perché no anche il nostro corpo, siamo il Tempio dello Spirito Santo ed è assolutamente necessario che lo curiamo. E non mi riferisco alle cure materiali, non mi riferisco quindi agli interventi chirurgici, alle pillole, alle cure mediche, eccetera, eccetera, ma mi riferisco ad una cura spirituale, o no? Vogliamo edificare il nostro cuore? Vogliamo essere un cuore puro perché Dio è puro? Un cuore santo, appartato perché Dio è Santo, voglio essere un cuore quindi appieno, consacrato, un cuore fermo, un cuore stabile, che sia degno di essere la dimora del Signore, ma un cuore anche rivestito, ma non del legno materiale, ma rivestito della gloria di Dio, della grazia di Dio, il nostro cuore. La parola ci parla del cuore. Ma il testo che abbiamo letto, che ha una collocazione ben precisa nel tempo, perché ci viene descritto sia il chi regnava, il re che regnava a quel tempo, il re Dario, il giorno, il mese, l'anno, a chi si rivolge. Si rivolge questa parola a Giosuè che era il sommo sacerdote, e si rivolge anche a Zorobabel figlio di Sealtiel, che era il governatore di Giuda. Si rivolge a tutto il popolo, quindi alle autorità diciamo spirituali, Giosuè, le autorità quindi amministrative che eh, le vediamo in Zorobabele, e si rivolge a tutto il popolo con una parola ben precisa. Questo dice il Signore degli eserciti. Questo popolo dice: Non è ancora venuto il tempo in cui si deve ricostruire la casa del Signore. Dio manda questo popolo in Giudea proprio per ricostruire il Tempio e il popolo dice invece che non è giunto il tempo di ricostruire appunto il Tempio del Signore. Fermiamo quindi la nostra attenzione su questa disubbidienza del popolo, su questo parere che l'uomo ha. E il parere dell'uomo spesso è in contrasto con il parere di Dio soprattutto l'uomo che confida in se stesso, l'uomo il cui cuore non appartiene interamente al Signore, è un uomo che non discerne né i tempi di Dio e non discerne neanche la volontà di Dio e quindi mette a parte la volontà di Dio e si fonda sul proprio giudizio, sul proprio discernimento, sulle proprie capacità. E quindi dice: Non è ancora il tempo di ricostruire o di costruire il tempio del Signore. Ovviamente il popolo viene richiamato attraverso questo testo, ma in realtà sta richiamando ciascuno di noi all'attenzione, come viviamo la nostra vita, con le decisioni che abbiamo prese. Facciamo attenzione che corrispondano innanzitutto e soprattutto all'edificazione spirituale del nostro cuore, quale tempio di Dio. È importante che stasera riflettiamo sulle condizioni del nostro cuore. E infatti Dio richiama questo popolo più volte a riflettere sulla loro condotta, a riflettere sulle loro vie. Per un paio di volte abbiamo letto sia al verso 5 che al verso 7, riflettete bene sulla vostra condotta. Ed è una parola che risuona, io prego che risuoni per la virtù e la potenza dello Spirito Santo in ogni cuore stasera, nella nostra mente stasera. Riflettete bene sulla vostra condotta, come ci conduciamo rispetto all'ubbidienza della volontà di Dio come ci conduciamo sapendo di essere il Tempio di Dio, quale attenzione diamo al nostro cuore, quale attenzione diamo alla vita spirituale, cosa mettiamo al primo posto, se la salute dell'anima nostra o la salute del nostro corpo e la salute della nostra casa, dei nostri cari e di tutto quello che ci appartiene. Riflettete bene sulla vostra condotta. La lamentela di Dio riguardava il suo tempio e rimprovera il popolo a motivo del suo tempio perché lo vede abbandonato, lo vede trascurato, lo vede addirittura dimenticato e vede il suo tempio rovinato perché essi si danno quindi al materialismo, si danno quindi... Alla, alla comodità terrena, alla comodità materiale, senza prendersi per nulla cura della casa di Dio, del tempio di Dio. Sta parlando ad uomini e donne che pensano ad ogni cosa, ma non danno nessun interesse alla propria anima e al proprio cuore, che è il tempio di Dio. Se il Signore non può abitare nel nostro cuore perché è rovinato ed è distrutto, parlo in genere, allora vuol dire che possiamo anche dire di essere cristiani, ma Gesù non c'è. Ma Gesù non c'è. Affinché Egli abiti nel nostro cuore bisogna innanzitutto edificare questo tempio, bisogna preparare il tempio per il Signore, bisogna... Santificare la nostra vita bisogna presentarci davanti a Lui stesso perché è proprio grazie al sacrificio di Gesù, al sangue che Egli ha versato, che può lavare, che può perdonare i nostri peccati. Ed è grazie anche alla parola di Dio che ci lava, che ci purifica e permette a questo cuore di essere un cuore nuovo, come diceva il profeta Ezechiele: Toglierò il vostro cuore di pietra. E vi darò un cuore di carne, un cuore dove abiti lo Spirito mio. Metterò dentro di voi, dentro questo cuore nuovo, lo Spirito mio. E lo Spirito di Dio è lo Spirito Santo. E lo Spirito Santo dimora nel nostro cuore, ce cioè le insegna abbondantemente il Nuovo Testamento. Ma questo popolo, come tanti credenti, direi ancora oggi, avevano smesso di interessarsi per la casa di Dio, avevano smesso di edificare il Tempio di Dio e si stavano occupando quindi di altre faccende, si preoccupavano delle loro case ben rivestite di legno, mentre, dice il Signore, questo Tempio giace in rovina. avevano smesso di interessarsi alla casa di Dio, di conseguenza quindi di costruire o ricostruire il tempio che il Signore gli aveva dato ordine di edificare e avevano ricevuto anche rimprovero perché erano stati travolti dal disinteresse e quindi dal peccato e il peccato era un peccato di vanità. Pensavano alle loro case, ma case di lusso. Probabilmente facevano pure a gara chi avesse la casa più bella, la casa più di lusso o chi avesse il legno più pregiato e amavano mettere in mostra la loro casa ma non la casa di Dio. E probabilmente con i carichi di trasporto di legno per ricostruire e rivestire le loro case passavano dinanzi al Tempio in rovina. E' probabile che guardassero le rovine del Tempio, ma essi erano convinti che non era il tempo di mettere mano a quell'opera, il tempo di mettere mano all'opera di Dio, ma era il tempo di mettere mano a un'opera umana, terrena, materiale. Se questa è la condizione stasera anche di qualcuno, vogliamo dire Signore, perdonaci, perdonaci, perché al primo posto vogliamo mettere il Signore. Eh? è la sua casa. La casa di Dio non è questo luogo fatto di, 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 di pietra, di mattoni, di cemento, di ferro, ma la casa di Dio è il nostro cuore e di questo cuore ci dobbiamo occupare. I tempi che stiamo affrontando sono tempi molto difficili. Se nel nostro cuore non regna il Signore Gesù, siamo perduti. Pur professandoci cristiani, siamo perduti, abbiamo bisogno che Gesù dimori nel nostro cuore. Amen. E da notare che rintuzzavano contro la parola del Signore, ribattevano contro la parola di Dio quasi con una sorta di arroganza, quasi come un, un ritornello. Dicevano: Il tempo non è giunto, il tempo in cui la casa del Signore deve essere riedificata. Ripetevano continuamente: Non è questo il tempo di mettere mano all'opera di Dio. Ora vedete che vi sono tanti di quegli impegni e tante di quelle cose che catturano il nostro tempo e catturano anche la nostra attenzione. Che siamo portati anche noi a dire: Vabbè, non è oggi, lo farò domani. E poi viene domani e diremo: Vabbè, non è ancora il tempo, lo farò dopodomani. E c'è chi è giovane che dirà: Ma adesso sono troppo giovane, non è questo il tempo di mettere mano all'opera di Dio, di aprire il mio cuore al Signore e di preparare una dimora per il Signore, di accettarlo nella mia vita. Lo farò quando sarò più grande. E poi, quando si è più grande, vi sono impegni, vi sono tutte le attività della vita. Dice: Non ho tempo adesso, lo farò quando sarò più grande. Finché poi sarà troppo tardi. Non vi sarà più il tempo per farlo. Il Signore mi pare che dica, mi pare, è la verità, oggi è il tempo della salvezza, oggi è il tempo della grazia. Non rimandare al domani. Oggi il Signore vuole che il tuo cuore divenga il Tempio di Dio. Chi avrà creduto e sarà stato battezzato sarà salvato. Chi no, anche se ha degli incarichi in chiesa, sarà condannato. E quanti giovani figli di credenti pensano che non sia ancora giunto il tempo, pensano di avere tempo per fare questo e rimandano, ma qui c'è un rimprovero, c'è un rimprovero alla Chiesa, c'è un rimprovero ovviamente... Al, al popolo di Israele, ma riguarda spiritualmente anche la Chiesa, perché rimandare eh, e quindi, eh, significava sfuggire alle proprie responsabilità spirituali dinanzi a Dio, significava e significa non prendere sul serio la parola di Dio, la voce di Dio. Eppure voglio ricordare a tutti che cielo e terra passeranno, ma la parola di Dio rimane stabile in eterno. È l'unica parola vera degna di essere pienamente accettata, perché è parola di Dio. E allora rimandare significa non prendere sul serio la parola di Dio, deridersi addirittura della, del richiamo di Dio, della parola di Dio nella nostra vita. C'è tempo, c'è tempo, perché lo devo fare? agli altri si stanno costruendo le loro case, stanno edificando la loro vita, stanno pensando al loro futuro, stanno pensando ai loro studi, stanno pensando a metter su famiglia e io mi debbo dar da fare, non è questo il tempo. E rimandiamo e rimandiamo. Ma attenzione, il tempo non è giunto di ricostruire la casa del Signore. Erano loro a stabilire i tempi e le circostanze. E quindi, stando a questo ragionamento, è Dio che si deve adeguare ai nostri tempi, alle nostre comodità. Forse abbiamo dimenticato che quando ci succede qualcosa, e spesso ci troviamo a vivere queste situazioni anche dal punto di vista fisico, ci rendiamo conto che siamo niente, che siamo nessuno e che senza il Signore non possiamo fare nulla. Eppure molto spesso c'è l'arroganza nel cuore dell'uomo di dire questo non è il tempo, come se si dicesse in modo molto chiaro fatti i fatti tuoi, che per adesso io ho deciso che non, che non è questo il tempo. È Dio che si deve adeguare ai nostri tempi e alla nostra volontà. Poi quando ci troviamo in difficoltà... Corriamo subito a pregare, a cercare il Signore e lì vogliamo che il Signore subito schiocchi le dita e ci ascolti e ci rispondi. E guai, se non ci risponde, lo accusiamo pure di essere insensibile ai nostri problemi, di non essere un padre, di non essere attento e di non prendersi cura della nostra vita. Che diritto abbiamo dinanzi al Signore? Riflettiamo stasera. Perché il messaggio che noi leggiamo più volte in questo testo è riflettete bene sulla vostra condotta. E ripete, riflettete bene sulla vostra condotta. Il testo mette in particolare evidenza il Tempio e quindi lo vogliamo applicare stasera proprio al, al Tempio e al Tempio del nostro cuore, che è il Tempio di Dio. E vogliamo vedere alla luce di questa parola il cuore dell'uomo che trascura la volontà di Dio. Che cosa dice questa parola riguardo al cuore dell'uomo che trascura la volontà di Dio? Com'è il cuore dell'uomo che trascura la volontà di Dio? È un cuore in rovina, è un cuore in rovina. Al versetto 4 dice, vi sembra questo il momento di abitare nelle vostre case ben rivestite di legno mentre questo tempio è in rovina? Ma vi sembra questo il momento di pensare a tutti gli aspetti della vita materiale e di programmare nei minimi particolari anche il futuro dal punto di vista materiale? e di assicurarsi tutte le comodità materiali quando il cuore è in rovina. Se il cuore è in rovina possiamo possedere e guadagnare tutto il mondo, ma abbiamo perso l'anima nostra. Che giova all'uomo guadagnare tutto il mondo e poi perdere l'anima nostra? La prima cura, la prima attenzione va data proprio al cuore. Perché è lì che il Signore vuole abitare, è lì nel cuore che egli manifesta la Sua gloria, è lì nel cuore che egli fa udire la Sua voce, è lì nel cuore che egli opera nella nostra vita per trasformarci, è lì nel cuore che realizziamo una comunione col Signore, è nel cuore che egli manifesta la Sua presenza. Ed è il cuore che viene compunto dalla parola di Dio, perché se il cuore è in rovina non possiamo depositarvi la sua parola, ma quando depositiamo la parola in un cuore sano, questa parola ci compunge e questa parola ci porta a fare appieno la volontà del Signore. Ma qual è la condizione quindi del cuore dell'uomo che rifiuta la volontà di Dio, rimanda la volontà di Dio, ritarda di accettare la volontà di Dio? Ripeto, è un cuore che giace in rovina. Quando la Bibbia parla del cuore non si riferisce a questa pompa fisica, meccanica che abbiamo nel, nel nostro petto, ma si riferisce proprio alla vita spirituale. E veniamo esortati dalla parola del Signore tramite il libro dei proverbi, ma chiaramente tramite lo Spirito Santo a custodire il cuore, custodisci il tuo cuore più di ogni altra cosa, perché da esso procedono le sorgenti della vita. La parola di Dio ci invita a custodire il cuore più di ogni altra cosa. Mentre l'uomo pensa a custodire i beni materiali, compresa la salute, compresa la salute, come se fosse importante più di ogni altra cosa. Ma il Signore ci ricorda stasera, custodisci il tuo cuore più di ogni altra cosa, perché è il cuore il luogo che Dio ama per dimorarvi e per manifestare la sua gloria, per incontrarsi con l'uomo. Noi non veniamo a incontrarci col Signore in questo luogo, nessuno si illuda che venendo qui incontra il Signore, perché il Signore lo incontriamo nel nostro cuore. E lo possiamo incontrare in questo luogo, ma possiamo essere presenti in questo luogo e non incontrare il Signore nel cuore? Ci incontreremo con tutti ma non con il Signore? Potremmo paradossalmente essere anche soli da qualche parte? e incontrarci con il Signore spiritualmente. Gloria a Dio. Quando il cuore giace in rovina, che succede? Quando viene a mancare la cura spirituale all'anima, quando viene a mancare la parola di Dio, quando viene a mancare la preghiera, quando viene a mancare la comunione fraterna, il cuore viene colpito dall'avversario. Vi sono attacchi dell'avversario contro l'anima nostra e il cuore non è in grado di sopportare, non è in grado di affrontare, non è in grado di reggere perché manca di forza, manca di protezione. Perché la nostra rupe di salvezza è il Signore Gesù e se non abbiamo il Signore Gesù, la roccia dei secoli nel nostro cuore, se la nostra esperienza non è fondata in Lui, quando l'avversario giungerà non saremo in grado di sopportare, di reggere. Se il cuore è trascurato e allora non avremo indossato neanche quella corazza di cui ci parla la parola del Signore per stare dunque saldi dinanzi alle insidie del nemico, la parola ci invita a rivestirci della corazza della giustizia. Che fare? Che provvedimenti prendere quando il cuore giace in rovina? Innanzitutto ci vuole una riflessione serena e profonda, vera, ci dobbiamo fermare. Proprio come quando ti danno una brutta notizia, ti arrivano gli esami e ti dicono che c'è un fatto importante, vedi come ci spaventiamo, ci fermiamo, riflettiamo, ci interessiamo, cerchiamo anche, cerchiamo anche le persone giuste, il luogo giusto dove andare e quindi lì improvvisamente, improvvisamente si sveglia qualcosa che è la riflessione seria perché comprendiamo che non possiamo perdere tempo, non si può neanche giocare. Non ci possiamo affidare nelle mani di chiunque, ma dobbiamo cercare la cosa più vera possibile, per non sbagliare e per fare presto. E quindi innanzitutto ci vuole un'attenta riflessione, ponete ben mente sulla vostra condotta. Ci vuole anche una presa di posizione chiara e netta aggiunge riflettete sulla vostra condotta, non solo una riflessione, ma anche una presa di posizione riguardo alla nostra condotta, come ci conduciamo, come ci comportiamo da figli di Dio, da credenti, se veramente stiamo camminando nella luce, se veramente onoriamo il nostro Dio, se siamo, come dice la parola, sale della terra, oppure siamo divenuti insipidi. C'è bisogno quindi di un pentimento, riflettete bene, c'è bisogno di un ravvedimento, c'è bisogno di cambiare direzione, un ravvedimento che viene praticato con tutto il nostro cuore affinché possa essere ricostruito e diventare il tempio di Dio. È un cuore che giace in rovina. Ma il nostro testo ci dice pure che il cuore dell'uomo che sfugge alla volontà di Dio, il cuore dell'uomo che è diventato materialista e si occupa quindi della vita, della materia, delle cose che sono per un tempo, che passano e non si occupano della propria vita spirituale oltre che ad essere in rovina, è un cuore insoddisfatto, è un cuore vuoto. Quante volte abbiamo sentito quelle... Ero vuoto, ero vuoto. Ma quanti ancora oggi si sentono vuoti, vuoti? Eppure hanno tutto, materialmente parlando, si possiede tutto, ma c'è un vuoto, perché il cuore, il cuore che non riceve attenzione, il cuore che non viene dato al Signore, che non viene aperto al Signore e non viene aperto alla parola di Dio, è un cuore che rimane vuoto. Il nostro cuore, nessuna cosa può riempirlo. Possiamo mettere danaro, possiamo mettere amicizie, possiamo mettere interessi, possiamo mettere titoli di studi, possiamo mettere fama, possiamo mettere popolarità, possiamo mettere filosofie, conoscenze. Quello che vogliamo, questo cuore rimarrà sempre vuoto. L'unica cosa che riempie il nostro cuore e lo soddisfa è la parola di Dio, è il Signore stesso. Abbiamo bisogno di aprirlo a Lui, quindi il cuore che non è aperto al Signore è un tempio che giace in rovina ed è un tempio, un cuore insoddisfatto. Perché insoddisfatto? Al versetto 6 leggiamo, avete seminato molto e avete raccolto poco. Voi mangiate ma senza saziarvi, per dire il cibo è insufficiente, c'è mancanza di cibo, avete seminato tanto, avete raccolto poco, mangiate ma restate sempre con la fame, l'insoddisfazione, la vedete l'insoddisfazione. Bevete ma senza soddisfare la vostra sete. Vi capita a volte di bere ma non vi sentite soddisfatti e si beve ancora e non c'è la soddisfazione. Vi vestite, ma non c'è chi si riscaldi. Vuol dire che non c'è vestito sufficiente per coprirsi e ripararsi dal freddo, c'è la scarsezza. Chi guadagna un salario mette il suo salario in una borsa bucata è come se fossero sfondate le tasche. Più guadagniamo, e più ci manca la disponibilità. Sembra che. Che, che, che sono più le uscite. Ma è così, diventa così quando, quando non c'è il Signore che regna nel cuore. Si guadagna, ma non basta mai, sono sempre più le uscite che le entrate. Quindi, vivere lontani da Dio oppure allontanarsi dalla presenza di Dio, trascurare le cose di Dio e pensare di trovare chissà che cosa, in quali altre soddisfazioni, è un inganno. È un inganno che riguarda l'uomo. Abbiamo citato poco fa che giova all'uomo guadagnare tutto il mondo e poi perdere l'anima propria. Eppure il nemico ci mette dinanzi gli onori e il guadagno del mondo come se fossero le cose più necessarie e più urgenti. Ma se pensiamo di trovare soddisfazione nelle cose della vita, è un inganno e il cuore dell'uomo rimane non solo in rovina ma rimane anche insoddisfatto e quindi vi è una delusione ed è la delusione anche del benessere, la delusione delle cose che possediamo perché nulla soddisfa, nulla riempie il cuore, si rimane sempre insoddisfatti con questo senso di vuoto, con questa con quest angoscia nel cuore, perché vorremmo ma non possiamo avere la pace che desideriamo nel cuore, ma ripeto, tutto quello di cui ha bisogno l'uomo non è la casa bella, non è il lavoro, non è il, il, che ne so, le, le cose che possono eh, sembrare importanti, le vacanze, la cultura, eccetera, eccetera, ma è il Signore stesso, la sua parola. Tutto questo non riempie, non sazia il nostro cuore, soltanto Dio non delude, ma appaga appieno l'anima nostra. Quindi voglio rivolgermi a tutti, avviandomi alla conclusione di questa riflessione, a tutti, anziani, giovani, chiunque tu sia, il tuo cuore ha bisogno della presenza di Dio. Il tuo cuore ha bisogno di essere ricostruito, ha bisogno di attenzioni. L'anima tua ha bisogno di essere edificata, costruita, affinché il Signore possa dimorare nel cuore e affinché il Signore possa manifestare la sua gloria nella tua vita, affinché tu ti possa incontrare con Lui. E avere le certezze che vengono dalla parola di Dio, ma avere anche le ricchezze spirituali che possono abbondare nella, nella nostra vita. Che vogliamo fare? Che vogliamo fare? Vogliamo pregare il Signore insieme? Eh, ma io credo che la preghiera non basti. Noi non dobbiamo pregare per quelle cose che già sappiamo che dobbiamo fare. Se sappiamo quello che dobbiamo fare, non stiamo a pregare, Signore fai, Signore opera. Se sai che deve essere messo a posto qualcosa nella tua vita, se sai che stai trascurando il vero tempio di Dio, il tuo cuore, la tua vita spirituale, non pregare affinché pensi che sia una grazia che Dio ti debba fare. Comincia a metterti con tutto il cuore ad ubbidire la voce del Signore. Fai quello che la scrittura ti ha già detto, perché Dio desidera che tu ubbidisca con tutto il tuo cuore. Amen?